Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questi mercuriali addobbi natalizi, ma non solo, non solo prettamente natalizi, con la base di compensato, queste basi qua, e che andiamo a decorare in questo modo. Quindi possono essere dei fuori porta, possono essere dei regalini molto carini da fare. Ho fatto questo qui che è oro e rosa e poi questi due qua che sono solo dorati. E poi all'interno sono andata ad attaccare lo stickers, questi qui su base trasparente, che realizziamo apposta per decorare i nostri fondi di compensato. Quindi ce ne sono anche altri con altri soggetti, non solo natalizi, ci sono fiori, ci sono mandala, ci sono delle scritte simpatiche, ci sono tantissimi altri soggetti, soggetti geometrici da bambino e quant'altro, e hanno, diciamo, le misure adatte appunto ai nostri fondi di compensato che potete acquistare sul sito www.merceriamare.it, che trovate in diverse misure e forme. Allora, quello che ci occorre per realizzare questi mercuriali o decorazioni natalizie sono dei cuori di compensato. Misurano 10 cm x 8 e li realizziamo noi artigianalmente. Li potete acquistare sia singoli sia in kit da 4. Infatti qui ne vedete 4 perché abbiamo fatto anche questi kit dove ci sono 4 cuoricini di compensato. Vedete che sono tutti forati, hanno i fori da 7 mm. E andremo adesso a decorarli, vi faccio vedere come, passando con questo filato. Io utilizzo questo qui color oro con le paillette, il cotone scintilla. E non utilizzo in questo caso la fettuccia perché sennò verrebbero giganteschi e secondo me non stanno neanche bene, non hanno neanche quell'effetto, diciamo, di fine dell'albero di Natale, delle decorazioni, eccetera, eccetera. Quindi vado a decorarle con questo cotone, con le paillette per dargli un tocco di luce. E poi l'altra novità sono gli sticker, gli adesivi su fondo trasparente. In questo caso sono questi qui, sempre con le decorazioni natalizie, che andremo ad applicare una volta finito il cuore all'interno, diciamo, del nostro compensato per andarlo ad abbellire. Ok? Quindi queste sono le decorazioni che andremo a mettergli. Sono anche queste una novità, sempre come sempre, tutto il resto del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. E sia i cuori che gli sticker sono, diciamo, una nostra novità e che vi proponiamo appunto per questo inverno. Per iniziare prendiamo il nostro cordino, vado a lavorare tutto con l'uncinetto numero 3, forse mi sono dimenticata di dirlo prima, l'uncinetto che utilizzo il numero 3. Faccio il cappietto, prendo il filo, incomincio a lavorare qui nella, diciamo, punta del nostro cuoricino, quindi mi inserisco all'interno di questo foro. Aggancio il filo, lo estraggo dal foro e chiudo facendo una maglia bassa. Così. Ripeto questo procedimento per altre due volte, entrando sempre all'interno dello stesso foro. Quindi una e una due. In questo modo. Adesso mi sposto nel foro a fianco e di nuovo vado a lavorare 3 maglie basse, puntando sempre all'interno dello stesso foro. Vedete, due, ancora uno, mi sposto nel foro a fianco, di nuovo 3 volte, entro all'interno dello stesso foro, vedete, due, ancora una e tre. Voilà, ripeto il procedimento per i 3 fori successivi. Arrivati qui nel 1, 2 e 3 punti della nostra curva, andiamo a fare la stessa cosa, ma invece di 3 maglie, andiamo di 3 maglie basse, andiamo a farne 4. Quindi una, due, tre. E 4, stessa cosa nel foro successivo. Una, e
e 4 e ancora la stessa identica cosa nel foro successivo. 1 2 3 e 4. Nel foro di mezzo vado a lavorare una sola maglia bassa all'interno di questo foro. Nei successivi 3 fori della curva di nuovo vado a realizzare 4 maglie basse per ogni foro. Ripeto lo stesso procedimento per gli altri 2 fori. Adesso nei successivi fori fino qui al penultimo, diciamo fino a questo qua, andiamo di nuovo a lavorare 3 maglie basse per ogni foro. Quindi 1 2 e 3 e procedo così per tutti i restanti fori. Arrivati al fondo mi inserisco nuovamente nel foro qui centrale della punta e vado a lavorare le ultime 3 maglie basse, sempre puntando all'interno dello stesso foro. 2 e 3 in questo modo e vado a congiungermi con una maglia bassissima puntando nella prima maglia, così. E voilà, abbiamo terminato il primo giro. A questo punto iniziamo il secondo giro. Per il secondo giro andiamo a fare una maglia alta, quindi la prima maglia la sostituiamo con 3 catenelle più un'altra catenella. Saltiamo un punto di base, entriamo nel secondo e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella. Di nuovo saltiamo un punto di base, entriamo nel secondo e andiamo a fare una maglia alta. Una catenella, saltiamo un punto di base e facciamo una maglia alta nel punto successivo. E dobbiamo ripetere questo procedimento per tutto questo giro. Arrivati al termine del giro andiamo a fare una catenella e ci uniamo con una maglia bassissima alla prima maglia alta, in questo modo. Adesso andiamo a fare un nuovo giro, facciamo 3 catenelle e andiamo a puntarci con una maglia bassa tra una maglia alta e l'altra, quindi salto il primo buco, mi infilo a metà, vedete, tra le 2 maglie alte dove prima c'era la catenella. Di nuovo 3 catenelle e vado a puntarmi in mezzo alle successive 2 maglie alte e faccio una maglia bassa. 3 catenelle e vado a inserirmi tra le 2 maglie alte e faccio una maglia bassa. 1, 2 e 3 catenelle e vado a inserirmi tra le 2 maglie alte facendo una maglia bassa e vedete che si formano questi piccoli archetti. Procedo così per tutto questo giro. Al termine del giro le ultime 3 catenelle vado a chiuderle proprio qui sulla punta con una maglia bassa, vedete, in questo modo, ed ecco che abbiamo terminato anche questo giro. A questo punto possiamo tagliare il filo. E terminare appunto il lavoro, ma non abbiamo ancora finito. Andiamo a fare un nuovo cappio di inizio. Con l'uncinetto ci inseriamo prima nel foro e estraiamo il nostro cappietto sul davanti, in questo modo. Dopodiché entriamo nel foro successivo e andiamo a fare una maglia bassissima, così.
Di nuovo entriamo nel foro successivo, agganciamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Ancora, vedete, aggancio il filo e chiudo facendo una maglia bassissima. Andando così a tracciare tutto il contorno del nostro cuore. E voilà, se vi piace avere un contorno del cuoricino più spesso, potete proseguire e fare ancora un giro, altrimenti semplicemente chiudete il lavoro e il nostro cuoricino è veramente finito. Una volta quindi terminato anche il giro interno, vedete in questo modo questo è il risultato finale, andiamo, come vi dicevo prima, a prendere i nostri stickers. Prendo l'alberello di Natale, vedete che sono su base trasparente, e vado a posizionarlo al centro del mio cuore e premo per farlo aderire. Ed ecco che abbiamo decorato così ulteriormente anche la base di compensato del nostro mercuriale. E qui vi faccio vedere altri esempi di cuoricini che ho realizzato. Qui ad esempio ho usato lo sticker Merry Christmas e qui avevo di nuovo messo l'albero di Natale. Quindi questo qui l'ho realizzato nello stesso identico modo di questo mercuriale, di questo qua che abbiamo fatto insieme, solo che ho utilizzato il cotone, questo qui scintilla, con insieme del cotone rosa, cotone numero 5 rosa, e invece questo qui è solo di nuovo col cotone scintilla, ma ho fatto un'altra lavorazione attorno che però sinceramente mi piaceva un po' di meno. Ma questo è quanto.